Adesso l'interrogazione numero 11, 260, presentata sempre dal consigliere Giovanni Lava, in merito ai lavori della palestra nel parco Fermi, mi sembra, nel parco generale della Chiesa. Lavori, palestra nel parco Fermi da mesi. Ah, Fermi. Lavori, okay. Fermi si riferisce sì, a sì, lavori. Va bene, sì, va bene. No, no, lavori palestra nel parco Fermi da mesi. Ok, prego consigliere. Grazie. Siamo addentro all'interrogazione. Ma battuta. Considerato che i lavori di costruzione della palestra nel parco dalla Chiesa, che dovrebbero essere terminati prima dell'agosto 2011, risultano fermi ormai da alcuni mesi, che nel mese di gennaio 2011 abbiamo denunciato il brutto impatto visivo che la sagoma e la forma della palestra hanno all'interno del parco e in particolare sul vecchio muro di cinta dell'ex ospedale psichiatrico, testimonianza di un mondo che Collegno ha voluto superare con determinazione, il sottoscritto consigliere di Civica interroga il sindaco per sapere che cosa ha bloccato i lavori e se questi termineranno nei tempi previsti. Se l'amministrazione comunale è intervenuta o intende intervenire affinché si attutisca l'impatto negativo che la sagoma e i materiali adottati nella costruzione della palestra hanno sull'estetica del parco e in particolare sul muro di cinta. 28 aprile 2011. Qui ho perso la cosa, mi sarò toccato. Allora, risponde l'assessore. No, risponde l'assessore Martina. Prego, assessore. Grazie, presidente. In riferimento all'interrogazione in oggetto, con la presente si comunica quanto segue. Per la costruzione della predetta opera è stata predisposta specifica variante al PRGC avente oggetto, PRGC variante numero 5 parziale relativa alla localizzazione di una palestra a servizio di strutture per l'istruzione superiore nel parco della Certosa Reale, approvata nei termini di legge e precisamente. Progetto preliminare adottato dal Consiglio Comunale con deliberazione 54 in data 23 maggio 2006. Progetto che è stato pubblicato e sottoposto ad osservazioni. Scaduti i termini di pubblicazione e conseguenti osservazioni con delibera del Consiglio Comunale numero 111 del 9/11/2006 è stato approvato il progetto definitivo. Tale variante urbanistica, con nota trasmessa dal Ministero per i beni e le attività culturali, area beni culturali e paesaggistici, direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici del Piemonte, soprintendenza per i beni architettonici e per il paesaggio del Piemonte, in data 18/9/2006, protocollo numero 41588, è stata ritenuta coerente con i principi di tutela del bene vincolato. Ad avvenuta definizione della citata procedura urbanistica, la Provincia di Torino, quale ente pubblico competente alla realizzazione di strutture per l'istruzione superiore, con nota in data 26/11/2007, protocollo numero 57986, ha richiesto specifico permesso di costruire per la costruzione della citata palestra. A seguito dei pareri favorevoli di tutti gli enti interessati, ivi compreso l'ulteriore parere favorevole trasmesso con nota in data 26/11/2007 dal Ministero per i beni e le attività culturali, area beni culturali e paesaggistici, direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici del Piemonte, soprintendenza per i beni architettonici e per il paesaggio del Piemonte, il Comune di Collegno ha rilasciato il permesso di costruire numero 24 in data 12/2/2008. I cui lavori, a seguito di motivata proroga, sono iniziati in data 12/2/2010 e dovranno essere conclusi entro il 12/2/2013, salvo motivata proroga prevista dalla vigente legislazione in materia edilizia. L'inserimento della nuova palestra nel contesto della Certosa Reale, la sagoma ed i relativi materiali di costruzione sono indicati nel progetto autorizzato che è stato valutato positivamente dai competenti uffici del Ministero per i beni e le attività culturali, mentre per quanto attiene il muro di cinta esistente, per lo stesso non è previsto alcun intervento edilizio. Prego consigliere.
Grazie Presidente. Ma che dire, Assessore? Intanto sarei curioso di conoscere la sua opinione circa l'estetica della palestra. Poi, ancora una volta, alle domande si risponde con tante chiacchiere ma senza rispondere alle domande che vengono fatte, che qui si chiede che cosa ha bloccato, cioè dalla risposta non si evince neppure che i lavori siano fermi, cioè sembra che tutto vada bene. Credo che sta sotto gli occhi di tutti che invece i lavori sono fermi e quindi ho capito che non avete nessuna intenzione di intervenire magari per attutire questa ennesima bruttura, va bene così, però almeno dire perché i lavori sono fermi e quando riprenderanno forse sarebbe stato il caso di dirlo. Grazie. Bene, allora è passata, trascorso un'ora.